Onorevole Zamberletti, che ne pensa dell'iniziativa del comune di Ariano Irpino che si sta battendo perché lei possa essere un nuovo senatore a vita? Intanto le dico che è una notizia che non conoscevo, quindi mi lusinga. Comunque penso che in sostanza questa iniziativa non fa altro che farmi piacere solo per una cosa, che mi ricorda, mi dice che a tanti anni dal terremoto ancora vengo ricordato, e questo mi fa un grande piacere. Ecco. Quindi l'iniziativa del Comune di Ariano Irpino mi dimostra che il lavoro che abbiamo fatto in tanti, e non solo io, anzi devo dire che io non avevo che l'onore di essere alla guida di una grande organizzazione di protezione civile, che quel lavoro ha lasciato una traccia e un ricordo nelle persone che hanno visto svolgersi una imponente attività di soccorso, e direi che da allora è nata la protezione civile italiana. Ecco, quindi adesso in questi giorni, poi mentre si discute molto ancora di protezione civile a seguito delle conseguenze della grande neve, e beh, si dimostra che quella organizzazione che è nata allora è nata proprio in Irpinia a seguito del terremoto della Campania e della Basilicata, e quella organizzazione merita di essere rafforzata, e direi sulla scia di quell'esperienza possa continuare un sistema di protezione civile che ormai ci viene invidiato e viene ammirato in tutta Europa e in tutto il mondo, perché vengono delegazioni da tutto il mondo per esaminare come funziona la protezione civile italiana. Bene, onorevole, ritiene che il Presidente della Repubblica possa inserire tra le valutazioni per nominare un nuovo senatore a vita anche l'impegno appunto da lei profuso nella protezione civile? Beh, no, questo penso che in sostanza io vedo questa indicazione, mi limito a vederla come la testimonianza di che è reciproco, perché io in ogni momento, tutte le volte che ritorno a parlare di protezione civile, vengo chiamato per conferenze sulla protezione civile, mi rifaccio quell'esperienza e mi rifaccio anche al ricordo, perché probabilmente un riconoscimento così lo meriterebbero tutti i sindaci dell'Irpinia che hanno lavorato con tanta passione. Anzi, ho sempre detto che i commissari passano, ma i sindaci rimangono sul posto e devono continuare con grande sforzo, grandi sforzi, con grande sacrificio il lavoro per la ripresa della loro terra, della loro gente, dei paesi che sono stati distrutti. Ecco, Meritano ma molto di più, meritano di più i sindaci dell'Irpinia di me. sicuramente, ma mi dica, onorevole, al di là di ciò, cosa ne pensa dell'attuale protezione civile? Cioè, c'è effettivamente un coordinamento o si è tornati indietro? Ma no, guardi, io penso che il modello è rimasto il modello che noi abbiamo costruito in quel periodo. Quel modello necessita di una guida politica attenta, e probabilmente dopo un certo numero di anni, dopo di me ci sono stati parecchi ministri della Protezione Civile, probabilmente la Protezione Civile meriterà in futuro di ritornare ad avere dei ministri della Protezione Civile che diano anche forza politica al ruolo di coordinamento che il Dipartimento svolge sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, ma che, come prevede la legge di riforma che noi abbiamo varato, prevede anche che il Presidente del Consiglio possa avvalersi di un ministro delegato per la guida della Protezione Civile, proprio perché il Presidente del Consiglio è il titolare di questa responsabilità, ma non può sempre avere il tempo e la possibilità di
di seguire direttamente le attività di coordinamento che si impongono. Quindi la protezione civile deve restare così, cioè con il sindaco come caposaldo, guida del caposaldo principale, che è quello sul territorio, con la regione come coordinatrice delle attività, con l'attività del prefetto come supporto all'attività dei sindaci, e a livello nazionale deve essere sempre la Presidenza del Consiglio, che forse dovrà ritornare ad avvalersi in futuro. Questa è una cosa che riguarderà soprattutto i governi che verranno, non tanto il governo tecnico attuale, ma i governi che verranno, dovrà ritornare in futuro ad avere una guida politica di appoggio al Presidente del Consiglio per un'attività che merita un'attenzione politica particolare.